Sapete che cos'è? Questo? Non è un sex toys, ma un Tamagotchi, uno dei simboli del Giappone degli anni 90. Questa piccola console portatile a forma di uovo ospita al suo interno, non questa perché è scarica, una creaturina aliena chiamata per l'appunto Tamagotchi. Il giocatore tramite i tre pulsanti doveva nutrirla, pulirla, giocare con lei, eccetera. Lo scopo era non farla crepare. Prima ho detto che queste creaturine sono aliene perché vengono dal lontano pianeta Tamagotchi, il quale è a milioni di miglia dalla Terra. E perché sono venute qua da noi? Un giorno uno scontento Oyajitoshi fece bere al pianeta la sua bottiglia di sake, facendolo ubriacare. Con il pianeta inabitabile per i fumi dell'alcol, i Tamagotchi furono costretti a bordo di un UFO a trovare un altro pianeta su cui vivere, mentre aspettavano che la loro casa tornasse sobria. Una notte il professor Banzo, proprietario dello Strange Biology Institute, che stava soffrendo per una pena d'amore su un ponte sopra il fiume Sumida, venne colpito dall'UFO dei Tamagotchi che lo fece cadere in acqua. L'uomo portò la navicella nel suo laboratorio dove, insieme alla sua assistente Mikachu, si presero cura di questi piccoli alieni. Per consentire a queste creature di vivere sulla Terra in sicurezza, Banzo costruì il Tamagotchi House, ovvero un dispositivo a forma di uovo che permette di prendersi cura di loro, mentre Mikachu dipinse i gusci dei dispositivi in diversi colori. Non mi sono inventato niente, questa delirante storia è la lore presente sul sito ufficiale giapponese di Tamagotchi, perché in quello americano dice che sono venuti sulla Terra per studiare la vita. Punto. Il Tamagotchi è stato ideato da Akihiro Yokoi, direttore dell'azienda giapponese di giocattoli Wiz, nel 1995, come per l'appunto un piccolo animale virtuale portatile. Yokoi propose il progetto alla Bandai, che acquistò i diritti e ne affidò lo sviluppo alla dipendente Aki Maita. Venne messo in vendita in Giappone il 23 novembre del 1996 e il 1 maggio del 97 nel resto del mondo. Inizialmente era indirizzato esclusivamente a un pubblico femminile, ma come vedete piacque un po' a tutti. Il nome scelto, ovvero Tamagotchi, è l'unione della parola Tamago, ovvero uovo in giapponese, e Watch, ovvero orologio da polso in inglese. Il Tamagotchi riscosse un notevole successo, infatti nei primi due anni successivi alla sua uscita Bandai ne aveva venduti oltre 40 milioni. Dal 2004, a partire dalla seconda generazione di Tamagotchi, vennero aggiunte nuove funzioni e il design e anche il gameplay vennero rielaborate. Grazie all'aggiunta di infrarossi, i dispositivi potevano ora collegarsi tra di loro, donando ai Tamagotchi la possibilità di accoppiarsi con i loro simili. Fino al 2007 si contano 37 edizioni pubblicate in totale di questa generazione. Poi dal 2008 ne uscirono altri più particolari, come il primo Tamagotchi a colori. Nel 2013 Tamagotchi comparve sotto forma di app per smartphone. L'ultima pubblicazione tra il 2018 e il 2019 offre ai giocatori una grande varietà di personaggi, attività e la possibilità di collegarsi con gli altri utenti in tutto il mondo tramite applicazione Tamagotchi Meets App. Dopo questo enorme successo sono stati anche realizzati videogiochi, anime, manga, perfino canzoni e negozi specializzati in Tamagotchi, ma soprattutto Tamagotchi brandizzati, diciamo, con Demon Slayer, Star Wars, Evangelion, Jurassic Park, eccetera eccetera. Questo affarino ha aperto la strada all'abitudine di portare apparecchi elettronici sempre con sé, come gli smartphone, ed è uno dei primi videogiochi, se non il primo, che simula efficacemente la vita, più o meno, ma che genera nei proprietari dei veri e propri sentimenti di affezione, intimità e connessione con la creaturina digitale. In alcuni casi il legame era così forte che i giocatori, dopo la morte del loro animaletto virtuale, erano così sconvolti da essere in lutto. Io invece mi arrabbiavo e basta. Comunque, nel periodo di massima popolarità del Tamagotchi, a cavallo tra anni 90 e 2000, nacquero numerosi cimiteri virtuali dedicati, o addirittura aree riservate nei veri cimiteri per seppellire i propri animaletti. Ok? Questo fenomeno emotivo ha un nome, ovvero effetto Tamagotchi. Quando il Tamagotchi uscì nel 1996 fu investito da diverse polemiche. Una di queste è per colpa della rappresentazione della morte, che veniva rappresentata sotto forma di un fantasmino con una tomba, giudicata troppo macabra per dei bambini. Oppure la possibilità di far rinascere quante volte si voleva un personaggio, cosa che è stata indicata come diseducativa. Bambini! Qualcuno pensi ai bambini!